Ciao ragazze e bentornati sul mio canale. In questo video volevo farvi video dei prodotti finiti, la seconda parte dei prodotti finiti di febbraio, visto che ormai il mese è finito, quindi vi mostro subito cosa ho finito. 4 litri, no, scherzavo, 5 litri di sapone per le mani, che ovviamente non ho finito in soltanto 15 giorni di febbraio. Sì, e ne vedete un pochino, ma perché non esce? Questo ce l'ho all'opera da un paio di mesi, credo, ma dopo Natale. E niente, molto buono, ci siamo trovati bene, l'abbiamo usato per riempire i dispenser vari in tutta casa. Poi abbiamo finito due spray Citro Seal disinfettanti. Questo qua elimina fino a 99,99 dei batteri, zero macchie su tessuti, gusto agrumi, ed è molto molto buono, quindi ve lo straconsiglio. Poi dischetti struccanti di Primark, questi qua 100 da 2 euro, che avevo a casa del mio ragazzo, le ho finite. Poi questi ultimi giorni del mese ho finito un bel po' di maschere, tra maschere viso, maschere piedi e quant'altro. Ne ho finite veramente, veramente tante. Ve le raggruppo tutte insieme da farvele vedere in una sola volta. Vediamo un po', sono tutte. Sì. Allora, maschera viso in tessuto di Sephora all'aloe fatta ieri sera, mi è piaciuta anche la profumazione. Contorno occhi al cetriolo di Sephora fatto ieri sera, i contorni occhi di Sephora qualsiasi, sono quattro versioni, mi piace e mi piacciono tutte e quattro veramente. Non sono economici perché costano 4 euro, però sono molto valide. Maschera per i piedi, ho finito queste due di Sephora al cactus e mi piacciono veramente tanto. Però ho trovato una nuova versione da Tigotà di maschere per piedi all'argan. Queste qua della 7-Eleven. Pagate 3,99 euro ciascuna da Tigotà. E costano uguali a quelle altre di Sephora. Però ho Tigotà veramente a 5 minuti da casa. E quindi preferisco andarle a prendere là. E queste qua, ragazze, sono veramente strabuone. Sia per quanto riguarda l'idratazione dei piedi, sia per quanto riguarda la profumazione. Cioè, veramente, veramente top, ve le straconsiglio. Se avete un Tigotà vicino che ha 7-Eleven o su qualsiasi sito che voi vogliate che abbia 7-Eleven, ve le straconsiglio. Perché sono veramente, veramente delle buone maschere per i piedi. Infatti ne ho finite un po'. E sono anche super rinfrescanti. Poi ho finito altre due maschere per i piedi di Sephora, queste qua al cocco, che meno male le ho finite perché per quanto riguarda la profumazione è un no. Maschera viso Garnier, questa qua 5 minuti la vitamina C, mi è piaciuta e quindi penso di ricomprarla più avanti. Altra maschera pacciocchi di Sephora al caffè, fantastico, questo qua vi illumina tantissimo lo sguardo. Poi ho finito due maschere labbra, queste qua che ho trovato da Tigotà, della Coco Star, ma non mi sono piaciute per niente perché non mi andavano a idratare per niente le labbra, anzi mi davano una sensazione strana. Quindi per 3,99 euro non le ricomprerò mai più. Vorrò provare comunque quelle di Sephora più avanti perché ho visto che comunque ci sono anche da Sephora. Maschera la vitamina B3 di Sephora anti-pollution, questa qui ragazze ha una profumazione che è fantastica e poi come rende luminosa la pelle quella nessun altro, straconsigliato. Un'altra maschera piedi di Sephora al cocco, sì,
sì, ho fatto un sacco di maschere per i piedi ultimamente, ma perché me li sento parecchio affaticati e grazie a quelle comunque mi si rinfrescano tantissimo. E altri due pacciocchi di Sephora, sia al cocco che all'anguria. Sono fantastiche. Poi, per quanto riguarda la disinfettazione, ho finito due pacchi di salviettine della Confiderm, queste qua che sono per le mani con antibatterico, ma come sapete io le utilizzo per disinfettare la superficie al volo o il telefono e mi ci trovo molto bene. E sempre per quanto riguarda disinfettare, abbiamo finito questo disinfettante spray superfici per ambienti, superfici e tessuti. Di passione unghie, che sarebbe per disinfettare comunque le lime, gli attrezzi, quello che volete, ma secondo me è molto valido anche per che so, copriletti, sedie e tutto quanto. Ve lo straconsiglio, anche se potete acquistarne uno per ordine e costa 13 euro. E sì, ci sono più validi che so, da Tegotà, così, ma quando al volo. Non lo trovo da nessuna parte e acquisto quello. Poi per quanto riguarda il viso, ho finito due detergenti viso della Young Care, Cranks Inform Young Care. Questi qua li compro sul mio store online di Fitline e sono delle mousse detergenti per pelli impure molto valide, mi sento la pelle fresca dopo l'utilizzo di questo, non va a tirare assolutamente la pelle, quindi non avete la sensazione di pelle che tira e anzi ve le lascia comunque morbida e idratata, pur essendo per pelli grasse morbida e idratata allo stesso tempo, quindi ve le straconsiglio, soprattutto la straconsiglio chi ha problemi di acne. E in adolescenza, se volete, vi lascio comunque giù nell'info box o nei commenti dove me lo ricordo il link per poterlo acquistare dalla mia pagina. E niente, una l'avevo a casa e una a casa del mio ragazzo. È arrivato il mio cagnolino e che vuoi essere anche te parte del video? Mi aiuti? Sì, e niente. Stravalido. Io poi ho finito un detergente intimo della Dermandé Pure Care. Questo qui avevo sbagliato perché l'avevo preso per piccole ragazze da 3-14 anni, però mi ci sono trovata bene lo stesso. E sono dei detergenti intimi stravalidi che ve le straconsiglio, anche se non sono economici perché costano all'incirca 3 euro. Ho finito poi il Polident Bambini Pulitori per il mio apparecchio e mi ci sono trovata comunque bene. Non ho il sacchetto della carta, quindi lo metto un attimo lì. Poi per i capelli, io ho finito l'Olaplex numero 4 per i miei capelli che è troppo pesante, però ormai ne avevo fatto scorta. Sono comunque degli shampoo validi. Che non sono neanche economici, guardavo dove era andato a finire il mio cane, però comunque per quanto riguarda il capello non c'è da dirgli niente perché veramente lo protegge, però per il mio capello che è grasso è un po' troppo, però è un ottimo comunque shampoo. E mia mamma ha finito questo della Yves Rocher Purezza, questo qua per capelli grassi, e si è trovata bene. Poi abbiamo finito io e mia mamma due profumi. Lei ha finito il Comme Une Evidence di Yves Rocher, che le è piaciuto abbastanza. E io ho finito di Yves Saint Laurent in Libre, che sì, mi è piaciuto, però non è tra i miei profumi, nella mia top 10 dei profumi. Però comunque l'ho finito. Per quanto riguarda le candele, ho finito due candele che avevo preso da Tiuta. Questa è Brezza Marina e questa è la Vaniglia, che secondo me è la migliore in assoluto. Ve la straconsiglio. E le avevo prese da Tiuta. Poi maschera viso di Douglas. Questo che avevo trovato nel calendario dell'avvento idratante. Mi è piaciuta abbastanza. Poi gli ultimi sgoccioli degli ultimi prodotti. Ho finito salviettine, queste qua struccanti di Primark, che
di solito utilizzo per rimuovere gli swatches, questi qua sono al pompelmo. La profumazione è molto buona. Disinfettante mani Lisoform, che è questo qua igienizzante che lo porto sempre in borsetta ed è stravalido, ve lo straconsiglio. Poi deodorante roll-on alla malva della Just, formidabile. E poi Avon Wax, ho finito questa che praticamente è un gel per rasatura ed è veramente molto buono, stravalido, costa 3,99 euro, ve lo straconsiglio. E l'ultimo prodotto che ho finito è un balsamo labbra della Rich Cream della Yves Rocher, nutri rimpolpante e veramente molto nutriente come balsamo labbra, quindi se avete le labbra eccessivamente secche, soprattutto dopo l'utilizzo di tante ore di mascherina, questo qua fa al caso vostro. Niente ragazzi, questi erano tutti i prodotti che ho finito in questa seconda parte di febbraio, ci vediamo al prossimo video.